Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi giovedì mattina sono andata a fare una piccola spesa perché l'altra volta in famiglia non ho comprato alcune cose e quindi sono andata alla Conad, sono andata al Penny e poi ho fatto un giretto al mercato perché da me c'è il mercato. Vi faccio vedere quello che ho preso, che non sono riuscita quindi a prendere l'altro giorno. Alla Conad ho preso Ceriali, questo qui della Cookie Crisps, ok, che piacciono a mio figlio. Poi ho preso i Ringo, soliti classici alla vaniglia per mia figlia per la scuola. Riso, questo qui Carnarolli della Cookie Riso, che devo fare oggi per pranzo perché faccio il risotto alla cantonese. Due di queste qui della Barilla, del Sedanini. Poi ho preso un pacchetto di corallini, questi qua. Volevo prendere le stelline, adesso col tempo che è iniziato a fare un po' freschetto, ogni tanto faccio il brodo, così via. E ripassate queste cose così un po' più calde che ci stanno. Non c'erano le stelline, allora ho preso questi qua che sono i corallini. E poi ho preso queste qui che mi ricordano tanto mia nonna, perché mia nonna li ha sempre presi, le mangiavamo sempre. In inverno ogni tanto che passavo le serate con lei, ci facevamo le tempestine nella passata di verdura ed era una bontà. La mia nonna. Va bene. Poi ho preso polenta, questa qui va asciugata già pronta, sono due vaschette. Ogni tanto io la faccio la domenica quando sono di premura, facciamo qualcosa di carne, tipo la salsiccia con la polenta e un contorno di lattuga e buonissimo. Ok, prima busta andata, andiamo per la seconda. Questo qui, l'olio, questo qui Friol, perché sono senza. Ho preso questo qui della Conad, il solito mio caffè ginseng, perché è finito anche questo. Questi due della avena, questo qui della Molino Rossetto, naturale, fiocchi di avena. E questi due che sono riso soffiato, sempre Molino Rossetto, due. Bio, che sono quelli che mi piacciono di più. Seconda busta finita. Terza busta, ho preso un pacchetto di crodino, per ogni tanto la domenica l'aperitivo ci sta. Ok, un barattolo questo qui di olive, queste qua di cerignola, se non mi sbaglio si chiamino, sì. Olive Rabella di Cerignola in Salamoia, dei sapori dintorni della Conad. È l'unico oliva che, verde che mi piace e la trovo solamente qui alla Conad, quindi la prendo sempre quando mi serve, giustamente. E poi cose un po' dolcine. Ho preso i micado al latte, i cannestrelli, che sono i biscotti tra i miei preferiti. Marmellata di albicocca, perché l'altra volta vi ho fatto vedere lo svuoto della spesa dalle marmellatine, ma ho preso ciliegia, fragola e due di pesca, invece uno albicocca e uno pesca. Mi sono sbagliata perché erano vicine e io ho preso pensando che fossero uno e uno, invece erano due pesca, quindi mi mancava e quindi l'ho presa. Poi una novità per me, non so se da quanto tempo c'è, sono questi biscotti del Gran Cereale. Questi qua con riso e croccante e cornflakes. Quindi c'è scritto riso e cornflakes con grano duro soffiato caramellato. Non mi ricordo di averli mai visti questi qua, forse da poco che ci sono, non lo so, non c'è scritto novità, ma per me sono una novità. E questi qua voglio assaggiarli perché appena che li ho visti, la voglia mi è venuta. E poi ho preso, stavo cercando l'acqua fisiologica nel reparto bambini, però non l'ho trovata.
E intanto che stavo andando via, che mi stavo spostando per andare a prendere altro, a prendere in effetti questi qua, i biscotti, perché era reparto accanto, ho visto queste cosine qua, che sono per i bambini proprio piccoli piccoli, dall'ottavo mese compiuto, sono questi qua, Baby Sophie. Baby Sophie di cereali, ideali da sgranocchiare con i primi dentini. Quindi sono una specie di patatine leggere per i bambini piccoli apposta che hanno i dentini da latte, che iniziano a crescere, da sgranocchiare come merendina. E poi ho visto anche questi qua, che mi sono piaciuti tanto. Anellini di mais. Anche questi qua dovrebbero essere dei rametti biologico. Questi invece sono, vabbè, ve l'ho detto prima, dalla Ipro Biologico. Due cosine che non ho mai, due cosine che non ho mai visto e che mi è venuta la voglia di assaggiare e vedere come sono. Ma una merendina sana probabilmente per i bambini piccoli, quindi. Anche l'ultima busta della Conad, fatto. Allora, dicevo, dopo la gonna sono andata anche al Penny a fare un giro perché anche lì ci sono delle cose che non ho trovato alla Conad o al Famila e o che trovo solo lì e ve le faccio vedere subito. Inizio subito con la cosa che va messa in freezer perché mi serve per domani. Ho preso questo qui che è il pangasio, sono filetti di pangasio. E domani li voglio fare al forno con un po' di patate, olivette e pomodorini. Questi li metto subito in freezer, se non mi si scongelano. Poi, solo al Penny trovo le mie olive preferite nere, che sono queste qui. Olive nere, per me sono le più buone, non sono mollacchiose, non sono troppo dure, hanno un gusto che mi piace e io faccio fuori olive al giorno non so quante, quindi le mangio in continuazione e ne ho prese tre barattolini. E poi ho trovato finalmente di nuovo i pacchettoni grossi dal Penny, delle mozzarelle, ce ne sono quattro, cioè quattro pacchi, ma ogni pacco ce ne sono due, quindi sono da 1 chilo infatti queste qui. A noi, anzi, non solo a me, ma a noi piacciono, le mangiamo volentieri queste qui, una bella insalata o anche così a freddo, voglio dire, senza niente, e ci piacciono tanto. Ho preso, non so se vi ricordate un po' di tempo fa, vi avevo fatto vedere le gallette di riso con il cioccolato. Mi sono piaciute tantissimo, sono le migliori. Queste qui, sì, sono queste qui, gallette di riso con nocciolata al latte. E sono gallette di riso ricoperte con su cioccolato al latte. Mi sono piaciute tantissimo, non pensavo perché la prima volta che le prendeva mia figlia, ho detto sì, proviamo. E ho sbagliato, no, non ci credo. Cioè, ne ho prese due al latte e uno col cioccolato fondente. Vabbè, fa niente. Assaggerò pure questo, anche se a me non piace, però assaggerò e vi farò sapere com'è. Anche quello lì. Poi, sempre al Penny, ho comprato due panini, questi qua morbidi morbidi, perché è rimasto pane di ieri, ma ne sono rimasti solo quattro. E stasera faccio apposta le polpette in umido e il pane con la salsina si mangia volentieri, quindi ne ho presi due giusti giusti. Comunque se non le mangiamo oggi forse se lo porta mio marito domani al lavoro, quindi serviva. Ho preso un pezzo bello ciccioso di formaggio Baida, un bel quartino che a noi piace. È molto morbido come consistenza, non so se farlo vedere così, lo vedete, sì. Ok, è molto morbido, assomiglia un po' alla rosa camuna, un po' alla siala, è un pochino più duro, però gli assomiglia molto. Poi ho preso questo qui che è il taleggio della Carrozzi questa volta perché non c'è l'altro. Lo mangio solo io perché agli altri non piace tanto perché puzza.
ma a me piace, lo mangio volentieri. Poi ho preso un pezzo di montasio, che anche questo qui lo trovo soltanto qui a Lagona, questo tipo, e l'asiago, questo qui dopo, che anche questo qui è quello che mi piace di più, perché in altri posti c'è l'asiago, lo vendono, ma non è la stessa sostanza di questo, è un po' più morbidoso, un po' più duro, oppure un po' più duro, mentre questa ha una consistenza che è a metà, che a me piace di più. Poi, dato che ero lì, ho preso gli spaghetti perché al Famiga non c'erano l'altra volta, e questi è il pacchetto quello lì da un chilo, che trovo solamente al Penny, quindi ho preso, neanche alla Conad c'era quello piccolino da 500. Questo invece lo preferisco perché è un chilo e costa di meno di quello della Conad. Quindi ho preso questo numero 5. Poi, dato che c'ero lì, delle noci, che mangiamo volentieri adesso col periodo, in questo periodo qua, autunno inverno, e anche degli anacaldi, se non mi sbaglio, arachidi, scusate, arachidi, mi confondo sempre con gli anacaldi, noci e arachidi. Poi ho preso due pacchetti lo stesso di noci, così ce l'ho già pronte, già sgusciate, già pulite, queste qui della Amonatura, che sono quelle che mi piacciono tanto, e anche sui dolci, su questi vanno bene già pronte. Quest'altro pacchettino qui, sempre di pistacchio, granella al pistacchio, sempre per i dolci, o nel porridge, ricordiamolo, perché io mangio sempre anche il porridge. E per quanto riguarda le cose da mangiare, per noi ho finito. Poi, siccome siamo nel periodo di Halloween, avendo fatto le decorazioni l'anno scorso, sono passati i bambini, mi hanno citofonato, sono passati i bambini che volevano giustamente le caramelle e le cose da mangiare. Cioè, caramelline e cioccolatini, insomma. Non sono venuta a fare le limosine, intendevo. Cose da... così. Purtroppo l'anno scorso, in questo periodo, non avevo decorato, non avevo fatto niente per Halloween, perché stavano facendo i lavori di fuori, quindi mi è dispiaciuto tantissimo non dargli niente. Quindi quest'anno c'è la possibilità che venga qualcuno. Se viene qualcuno, comunque, ho preso due pacchetti di Choco Bones. Questi sono buonissimi, a me piacciono tanto. Poi altra busta, non so se ve l'ho fatto vedere, che ho finito. Poi ho preso sempre lì al Penny due pacchetti, questi qua, del Kinder cioccolato, le barrette Kinder cioccolato. E poi ho preso due pacchetti di questi qua, che non so come sono sinceramente, con sono Halloween party con cioccolatine e caramelle, quindi è un po' un misto, come vedete qua sotto, è un misto tra cioccolatine e caramelline. Sabato, in un altro paese, c'è il mercato, vorrei andare lì a fare un giretto e a comprare anche lì le caramelle, perché ci sono quelle rotonde piccoline morbide tipo le gelè, e mi piacerebbe andare lì a comprare quelle. E devo chiedere alla ragazza che mi vende apposta le caramelle se mi dà anche dei sacchettini, perché quest'anno avevo intenzione di fare dei sacchettini con dentro uno di questo, due o tre di questo, un po' di queste caramelline qua, cioccolatini, e per comprare da apposta da questa ragazza, comprare altre caramelline, queste qui le gelee, altro misto di caramelle, qualche altra cosina da mettere in un sacchettino, e poi chiuderò con un fiocchetto, con qualcosa di arancione, un adesivo, non lo so, devo andare dai cinesi e vedere se trovo qualche cosa, così è, ognuno ha il suo pacchettino con le stesse cose e non si litiga, e viene più comodo anche a me. Mia figlia mi ha detto: mamma, ma se non viene nessuno e queste cose rimangono a noi, che cosa succede? Niente, ce le mangiamo noi, ho detto, non ti preoccupare che non vanno buttate. Altro sacchettino, è caduto un pacchetto di cioccolatine, questo qui, buono. Altro sacchettino quindi finito, e ho preso anche due pacchi, questi qua, di carta igienica, uno e uno due. Oddio, faccio vedere tutto. Vabbè, e non vi faccio vedere perché giù in terra è pesante. Due pacchi comunque di acqua Sant'Anna, quella da un litro.
Adesso metto via un attimino queste cose qui che vanno messe in frigo, in dispensa e così via, e poi vi faccio vedere cosa ho comprato più che per me, per mia figlia, perché volevo prendere anche per me, ma non ho visto, ho trovato solamente una cosa per me, il resto è per mia figlia, no, due cose per me, vabbè, dopo vi faccio vedere. Ho sistemato quasi tutto e le ultime due cose le voglio sistemare insieme a voi. Faccio vedere quello che ho preso al mercato, ripeto, più che per me, per mia figlia. Allora, iniziamo subito. Ok, allora iniziamo subito da questo, da questi, anzi, praticamente ho preso per mia figlia due collant di questo colore. Tutte e due dovrebbero essere 8 denari, uno della Filo d'Oro, anche l'altro della Filo d'Oro, uno è classico e l'altro è Ice Summer. Va bene, la differenza è che questo qui è più scuro, questo qui è leggermente più scuro, questo qui è leggermente più chiaro. Gli servono, li ho presi a mia figlia perché le servono, perché adesso a novembre, a metà di novembre, deve fare una gara di ballo country, perché noi balliamo country, non so se avevamo mai detto, è anni che balliamo country e lei deve fare la gara e quindi le servono questi collant qua. Sempre per mia figlia grande ha voluto due pigiami, uno in questo modo tipo tuta nero, così sono di cotone abbastanza leggero, ve lo faccio vedere aperto in questa maniera qui, con le maniche così, con il polsino, e finisce anche così con la stretto in vita in questo modo qui, col taschino qui davanti con la scritta intimi. Questa è la maglietta e questo qui è il pantalone, proprio tipo una tuta, scusate, l'elastico che va su a di lato, ha queste righe come può essere la classica tuta, lungo 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 e finisce, si è girato tutto, lungo 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 e finisce così anche in fondo, è stretto e dietro non ha tasche, non ha tasche, non ha niente, di cotone leggero, molto molto carino, perché lei ha caldo la notte quindi non ha voglia di usare pigiami pesanti. E poi ha voluto un altro pigiama sempre, però questa volta invece che nero ha sempre di cotone leggero, maglietta blu scura con un colletto in questa maniera qui, con queste sfere, diciamo queste palline qui blu, con tre bottoncini col fiocchettino che va giù giù, ops, scusate, che va giù giù in questo modo, in fondo ha questa arricciatura, come potete vedere questa ricciatura qui dello stesso colore del colletto, finisce tutto smerlettato sempre, e anche la manica è lunga e finisce anche questa in questa maniera qui tutta smerlettata, vedete? E questo è blu di colore, sembrerebbe nero ma è blu. E poi il pantalone di questa maglietta invece non è blu ma è bianco, tutto in questo modo qui, con queste palline blu, lungo lungo lungo, senza tasche, e l'unica cosa è che in fondo è così, smerlettato anche questo qua, non è stretto. Ok, questo li metto qui che poi li vado a lavare, così ce l'ho puliti. Poi. Altra cosa che ha voluto mia figlia, metto la borsina qui così non faccio avanti e indietro. Allora, altra cosa che ha voluto mia figlia sono delle calze, perché ultimamente le calze anche le sue
anni che le ha, sono ancora sono nere, però iniziano a essere leggermente consumate perché, ripeto, è anni che le ha, quindi ha voluto delle calze nuove. Ha preso questo paio di calze, tre paia di calze a 5 euro, semplici, che arrivano appena alla caviglia. È un po' elasticizzato, è qui con l'elastico, carine, semplici, nere. Mentre, ah no, ne ha prese due paia, scusate, due paia, due pacchettini questi qua di calze. E per me invece ho preso anche io delle calze perché le mie si stanno rompendo tutte, io li ho da 10 anni, e anche io quindi ho preso delle calze. Ho preso queste qui carine, sempre fino alla caviglia, non vado oltre la caviglia perché mi danno fastidio, anzi queste sono già un po' più lunghe di quello che uso io. Nere con questi rombi qua, grigio e bordeaux, dato che è uno dei colori che mi piace tanto. Poi ho preso queste qui, blu con le tartarughine, sempre stessa altezza di caviglia. E poi sempre questo qui, blu con questi puntini rosini. Tutte blu le ho prese alla fine dei conti. No, le prime sono nere, scusate. E le altre due sono blu. E queste sono le mie. E anche io tre paia, tutte e tre, 5 euro. Sempre nel banco queste qui delle cose intime. Ho chiesto alla ragazza se aveva le stesse magliettine che ho preso l'anno scorso. L'anno scorso ho preso delle magliettine con le maniche lunghe, a girocollo, molto molto leggere, misto cashmere, qualcosa del genere, morbide e calde. Mi ha detto di sì. L'anno scorso le avevo prese, se non mi sbaglio, bluetto, nero e bianca, o latte, comunque panna. E quella bianca, latte o panna, quello che era, comunque me l'ha vista mia mamma, me l'ha presa mia mamma, perché è bella morbida, è comoda e calda. La bluetta e la nera ce l'ho ancora, e me le ha fatte vedere, le aveva ancora, e era il colore diverso però questa volta. A parte il panna, il nero, c'era il beigiolino marroncino, poi c'era il bordeaux, il borgogna e il verdone. Allora, io oggi ho preso questo qui. Vedete com'è? È così, larga come colletto, sembra tagliata, ma è leggermente, vedete, ha leggermente un piccolo cucitura tutto qui intorno. È un po' trasparente, quello sì, ma da tenere sotto una magliettina, sotto una felpa, che adesso viene il caldo, viene il freddo, e ci sta. E poi anche la manichina è in questa maniera qui, dritta, senza, con sempre questa cuciturina, ed è molto molto calda, ve lo assicuro. Io l'ho preso e vedete com'è, questo colore vinaccia, ecco, borgogna, vinaccia, questo colore vinaccia, comunque questo rosso bello scuro, ed è lunga lunga e finisce così praticamente. Io adoro queste magliette qui. Ho sempre comprato magliette pesanti col collo alto perché avevo mal di gola, ma ultimamente, in questi ultimi 2 anni, non le sopporto più. Preferisco mettere queste magliette qui che sono belle calde, e poi mettermi casomai un foulard, una sciarpa o qualcosa di cotone, ma non più di lana, perché anche quelli di lana mi danno fastidio e mi prudono. Questo l'ho preso una L e come costo è 19 euro, non si vede benissimo, comunque è un 19 euro. Poi in un'altra bancarella, nel passare così, intanto che stavamo andando via, siamo passati davanti a un'altra bancarella che c'è una cosa che mi è piaciuta molto. È una cosa che mi manca, una cosa che stavo cercando, una cosa che volevo da un po' di tempo, però la volevo morbida, calda, di un certo tipo di cotone, non troppo leggera, non troppo pesante, quella via di mezzo che per l'autunno va, secondo me, va bene. Allora, nel girare così, vi stavo dicendo, abbiamo trovato questa che è molto molto carina, secondo me anche un po' elegantina, non proprio
non è malaccia. Quindi parlo di questa, è una giacca, vi faccio vedere col collettino, manica lunga, con la sua taschina, ma è finta, mi sa, sì, con i due bottoncini qui davanti. Forse se ve la chiudo riuscite anche a vederla meglio. Dietro semplice, semplice, semplice. Non ha spacchi, non ha spacchi, non ha niente di dietro. È un tessuto non pesantissimo, ma neanche troppo leggero, e quella via di mezzo che per quest'autunno va bene. Io non l'ho ancora provata, anzi adesso mi tiro via la felpina, ho solo la camicia di sotto, mi tiro via la felpa e ve la faccio vedere. Allora, mi sono provata la giacca, ecco qua, questa è come mi sta, ma sembrerebbe di spalle anche giusta secondo me, però non è che mi rendo conto benissimo. È bella morbida, l'unico problema è che io, avendo un po' di pancetta, non riesco a chiuderla, però vabbè, l'ho comprata per tenerla in effetti aperta, non chiusa. Che ne dite? Al massimo faccio una fotografia e ve la lascio qua sopra per vedere l'intero, mi sta, perché adesso dovrò andare a prendere tre piedi, non ne ho voglia. Ditemi voi, dalla fotografia che vi farò, se vi piace questa giacca. L'ho comprata, è una misura, una L, e l'ho comprata, l'ho pagata 15 euro. C'era bianca, bianca, buonanotte. C'era nera e c'era anche grigia. E l'ho tentata a prendere anche quella grigia, poi alla fine ho detto, vabbè, prendo nera, se casomai non sta a me, può andare anche a mia figlia. In effetti, avendo più o meno la stessa taglia, ogni tanto qualcosa riesco a prestargliela. Questo è tutto, io vi ringrazio di avermi fatto compagnia, ringrazio sempre le persone che si iscrivono con me, e mi raccomando, attivate la campanella per nuove notifiche, qua sotto mettete anche il mi piace e scrivete nei commenti, ditemi anche voi se, se vi piace questa giacca che vi ho fatto vedere, se anche voi avete o volete comprare, se usate una magliettina del genere come questa qui, o cosa mettete sotto i maglioni, voglio dire, per sapere. E basta, io sono curiosa, fatemi sapere se avete assaggiato qualcosa di quelle cose nuove che ho comprato oggi, come i biscotti o quelle cose per i bambini piccolini, per chi ha dei bambini piccoli li ha comprati, mi faccia sapere quindi sotto nei commenti. Basta, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!